Chiusura del 20° anno accademico per l'Uni3, l'Università delle Tre Età di Gela. Appuntamento sabato scorso nell'auditorium del Liceo Classico diretto da Gioacchino Pellitteri. È stata l'occasione per fare il punto sugli obiettivi raggiunti e su quelli futuri. Molti obiettivi sono stati raggiunti, se non tutto quello che noi prevedevamo che si potesse ottenere nell'ambito di questi anni è stato raggiunto. Abbiamo avuto una grande affluenza di gente desiderosa di cambiare, desiderosa di acculturarsi, desiderosa di stare insieme agli altri in una corrente di grande solidarietà e di reciprocità amicale. Perché bisogna avvicinarsi all'Università delle Tre Età? Bisogna iscriversi all'Uni3 perché l'Uni3 è trasparente, l'Uni3 è onesta intellettualmente, l'Uni3 dà la possibilità di accostarsi agli altri senza interessi particolari. L'Uni3 è apolitica, o meglio apartitica e aconfessionale, non sottostà a nessun regime politico e conseguentemente tutto, i risultati si vedono, sono questi. Durante la manifestazione di sabato scorso è stato presentato il libro La Badante, scritto da Matteo Collura, editorialista del Corriere della Sera. Chi è la badante che l'ha scritto nel libro? È una delle badanti, delle tante, delle decine di migliaia che affollano l'Italia. Nella sola Lombardia, dove io vivo, ogni anno si spendono quasi 7 miliardi di euro per le badanti. E siccome l'invecchiamento della popolazione mi pare che viaggi al 20% l'anno, fra un 5-6 anni, 10 anni, ci sarà una spesa folle, insomma, proprio soltanto per le badanti, proprio perché è una attività, quella dell'assistente, diciamo, familiare, di cui pare che non si possa fare a meno, insomma. La vita si allunga e si ha bisogno di una persona che assista questi anziani, questi vecchi.